L'occhio di bue illumina la struttura di casa Virtus, aspetta uno per uno i protagonisti da centrare e togliere così all'oscurità. Cominciano le ragazze, poi gli uomini, gli staff sono al completo, dalla più giovane giocatrice della Virtus femminile al campione smaliziato che deve rifare grande la squadra maschile, l'emozione di ricevere l'abbraccio dei tifosi è totale. È il primo bagno di folla della stagione, gli altri verranno a partire dai prossimi giorni. Sono in 300 a cantare, poi invadere il playground di Via dell'Arcoveggio per selfie e autografi. A nome di tutti parla Filippo Baldirossi, quello che da queste parti è nato, cresciuto e tornato dopo essere andato via, ed è anche rimasto all'interno del progetto che vuole rifare grande la Virtus. Il Lungo ringrazia i presenti e li invita alla prova generale di venerdì sera, quando al Paladozza il Fenerbahce di Zelimir Obradovic terrà a battesimo i bianconeri. Ci teniamo a fare bella figura, specifica Baldirossi, anche perché significherebbe chiudere bene la prestagione e trovare lo slancio migliore per approcciare il debutto in campionato mercoledì prossimo contro l'altra Virtus, la neopromossa Roma. L'immagine di Stefan Markovic che arriva con la mano fasciata desta preoccupazione, ma è solo una piccola botta che non preoccupa, viene chiarito immediatamente, mentre ragazze e ragazzi si scambiano il 5, coach Georgievic appena rientrato ha già l'espressione di chi è pronto a riprendersi in prima persona la gestione della sua squadra, affidata durante l'assenza mondiale al fidatissimo vice Viedov.